Il castello di Caccamo è uno dei migliori esempi di architettura medievale in Sicilia che merita di essere conosciuto e visitato. Caccamo è una graziosa cittadina medievale a 520 metri sul livello del mare che sorge su una collina ai piedi del monte Euraco sopra Termini Imerese. Il paese è alquanto caratteristico con le sue chiese, le strade, il paesaggio e le tradizioni locali, ma ciò che lo rende davvero unico si vede sulla destra appena entrati, sulla cima di una grande rupe. Probabilmente è il più grande e meglio conservato castello d'Italia, un castello a cui è legata molta della storia e dello splendore di questa città. Nel 1994 la città di Caccamo venne concessa in feudo a Goffredo de Saggeio, signore normanno venuto in Sicilia al seguito di Ruggero. Alla sua famiglia il feudo rimane per circa mezzo secolo prima di passare alla famiglia Bonello. Si devono probabilmente a questa famiglia le prime decisive trasformazioni del castello, che fu reso più forte tanto da essere scelto proprio da Matteo Bonello e dai suoi compagni come rifugio dopo il fallimento della cosiddetta congiura dei baroni. Matteo Bonello e un gruppo dei suoi uomini avevano teso un agguato a Maione da Bari, primo ministro di Guglielmo I, nella notte di San Martino del 1160. L'imboscata, studiata nei minimi dettagli, si concluse con la morte del primo ministro e con lo scempio del suo corpo mentre gli altri baroni imprigionavano il re. Il popolo, spaventato, andò in soccorso del re e lo liberò, riportandolo al potere e costringendo Bonello e i suoi baroni a rifugiarsi al castello. Guglielmo I giurò vendetta e organizzò un esercito contro i ribelli asserragliati a Caccamo, ma il castello risultò inespugnabile. Il re, quello che non riuscì a fare con la forza, lo ottenne con l'inganno. Fece credere a Bonello di averlo perdonato e durante una giornata a corte lo fece arrestare. Rinchiuso a palazzo, fu torturato sino alla morte. Da allora, narra la leggenda, del fantasma di Bonello gira per il castello in cerca di pace. Poi ci sono altre leggende. Una di queste narra di un fantasma che si aggira tra le mura del maniero di Caccamo ed è legata alla storia di una giovane monaca la cui leggenda narra che la giovane figlia di uno dei signori del castello si fosse innamorata di un uomo disapprovato dal padre. Per quanto ricambiato, quest'amore non era destinata a diventare realtà, avendo il padre ordinato l'uccisione dell'uomo e la clausura in convento della figlia. La giovane morì in convento per disperazione, subito dopo l'assassinio del suo amante. Da allora pare che nelle notti di luna piena il fantasma della monaca si aggiri per il castello di Caccamo, stringendo in mano un melograno. Secondo la leggenda popolare, chiunque riuscirà a mangiare tutti i chicchi del frutto senza toccarli con le mani e senza farne cadere nessuno, troverà un'immensa fortuna, ma in caso contrario, quest'ultimo sarà destinato a vagare per l'eternità insieme alla suora. Lasciamo adesso quindi la leggenda e ritorniamo nella storia. Dopo il Bonello, altre nobili famiglie hanno abitato il castello e attraverso loro possiamo in qualche modo leggere la storia della Sicilia e delle sue dominazioni. Con l'arrivo della nobile famiglia palermitana dei Chiaramonte nel XIII secolo, il castello venne ampiamente fortificato e consolidato. Vennero costruite alcune torri, le scuderie, un salone per le udienze e un grande salone per le armi. Nel XII secolo, con gli Amato, il castello perdette la sua funzione difensiva per divenire una residenza signorile. Ultimi ad abitare il castello furono i De Spuches, di cui si distinse Don Giuseppe De Spuches, marito della poetessa Giuseppina Turrisi Colonna, per opera della quale il castello divenne centro di cultura e di fasto. Dal 1965 il castello è di proprietà della Regione Sicilia. Si accede al castello per una lunga salita a gradoni, percorrendolo sembra fare un tuffo nel Medioevo. Sulla destra un muraglione merlato da cui si può ammirare il paese dall'alto e sulla sinistra il prospetto del castello appoggiato sulla roccia.
Un bassorilievo in pietra di una mano che regge una bilancia ricorda il diritto baronale di amministrare la giustizia. Superato all'ingresso alle antiche scuderie a sinistra e a destra il corpo di guardia, attraverso un arco, si giunge al terrazzo panoramico sulla vallata su cui sorge la piccola cappella di corte. Un arco poco più avanti immette alle carceri. In alcune celle sono presenti numerosi graffiti e dipinti realizzati dai detenuti. Inoltre una stanza con una botola nel cui fondo dovevano esserci le lame che infliggevano la morte del malcapitato. Il grande atrio con il portale seicentesco immette quindi nella grande sala della famigerata congiura di Bonello e degli altri ribelli. Il piano nobile si sviluppa in senso longitudinale e termina con due terrazze che avevano funzioni di vedetta. I tetti lignei della sala delle armi, dove stanno appesi alle pareti armi da guerra, scudi e spade, le pareti sono decorati con motivi floreali in stile barocco e risalgono probabilmente alla prima metà del Seicento. Poi troviamo anche sale da pranzo affrescate, mosaici sui pavimenti, le scuderie, la sala del teatro, le logge, gli atri, gli alloggiamenti per i soldati, i ballatoi, i trabocchetti e le catene ininterrotte di merlature rimangono lì a testimoniare i fasti e la potenza delle diverse famiglie nobili che qui abitarono.